È un grande collezionista di cartoline e non solo, tante schede telefoniche, monete, banconote, francobolli e oggettistica varia, raccolti in oltre 60 anni. Si chiama Federico Fuligni, fanese doc, nato in pieno centro storico 85 anni fa. Una passione avuta da sempre e cresciuta negli anni, che l'ha portato a suddividere in cataloghi le oltre 60.000 cartoline e i circa 70.000 francobolli. E sono catalogate in 64 raccoglitori. Sì, in 64 raccoglitori di tutto il mondo e tutta Italia. Lei ha una collezione di tante cartoline. Che cosa rappresentano queste cartoline? Ci sono attori, ci sono fiori? Di tutti i generi. Io ho per esempio l'Europa, tutta l'Europa, ho tutta l'Italia, le regioni, gli Stati Uniti, tutta l'Africa, ho gli animali, i fiori, la Grecia, le montagne, cartoline di montagne, laghi, santuari. Sì, tutto il mondo. Austria, Svizzera, poi bimbi piccoli, comiche, militari, attori, cantanti, locandine, film, pittura antica, navi da crociera, mezzi di trasporto in generale, aerei e navi. Ecco, come, da quando ha deciso di fare questa collezione? Da 60 anni a sta parte. Ecco, lei nelle sue mani che cosa ha? Un raccoglitore? È un raccoglitore con le cartoline di Fano. Di Fano, quindi Fano dagli anni... Fano, sì, dagli anni... Però non ce l'ho molte vecchie di Fano, ce l'ho dai 50 in avanti. Perché lei, diciamo che le cartoline sono un po' di tutte le dimensioni, ci sono quelle più piccole... Tutte le più piccole, cartoline piccole sono quelle più vecchie, degli anni 20, 30, così. Io ce l'ho... di 50 di Fano, vecchie ce n'ho molte, ma non di Fano, ecco. Non esistono più collezionisti, purtroppo. Per esempio, la collezione di francobolli, anche di quelli ce n'ho 70-80 mila, e i francobolli non li compro più, non sanno neanche cos'è un francobollo, i giovani oggi non lo sanno cos'è. C'è una cartolina a cui è legato in particolare, oppure è affezionato un po' a tutte le cartoline? No, tutte. Una passione che dovrebbe essere coltivata anche dai più giovani, ha rimarcato Federico, spesso non curanti del valore dei ricordi in bianco e nero. Veramente, perché la collezione anche ti dà un po' di svago, di passatempo. E poi è bello rivederle nel tempo. Certo, vederle, rivederle, no. La collezione è una cosa importante, per me è una cosa importante, ma diciamo mi ha salvato un po' anche mentalmente. Ecco.